Buon saluto a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maverick, voi siete su Gamerser TV e quest'oggi siamo nella parte 2 della nostra miniserie di 3 parti sulle skin delle leggende in versione concept. Mi sembra abbastanza scontato dirlo, però lo dico, ovviamente essendo questa qua una parte 2, vi consiglio prima o dopo questo video di andare a vedere anche la parte 1. Potete anche vederli in ordine sparso, anche poi con la parte 3, perché tanto non è che ci sia un filo conduttivo. Quindi le potete tranquillamente vedere anche in ordine sparso. Detto questo, prima di cominciare il video vi voglio ricordare che ogni giorno esce un nuovo video alle ore 15, quindi iscrivetevi a questo canale per supportarci, perché supportandoci con l'iscrizione ci date la voglia di continuare a migliorarci, portare sempre cose nuove e sempre cose migliori. Vi ricordo tra parentesi che in questo momento in cui state guardando questo video siamo in vacanza, quindi la quantità di video non è una al giorno, ma una ogni 3 giorni, più qualche extra che possono essere le news di Apex, proprio perché siamo in vacanza, quindi abbiamo deciso di non portare tutti i giorni un video, di rilassarci un attimino per 2 settimane, in realtà sono 3 settimane quasi, e quindi la cadenza è un attimino scesa. Però comunque vi ricordo che la prima di Ferragosto, quindi poco prima della stagione 6, si riprende a manetta. Quindi restate con noi, non perdetevi per strada e soprattutto non disperate del fatto che vedete meno nostri video, perché arriviamo. Ci stiamo soltanto un attimo ricaricando le pile. Vi ricordo inoltre che ci sono anche video di Kira su questo canale, che ci sono anche video non di Apex se dovessero interessarvi. E vi ricordo che in descrizione ci sono i link dei canali social, Telegram, Discord e Twitch, dove ci potete contattare, dove possiamo parlare, dove possiamo ridere, scherzare e giocare assieme. Ora direi che cominciamo. Allora, l'altra volta abbiamo cominciato con Bangalore e anche questa volta cominciamo con Bangalore, con questa skin che effettivamente la cambia parecchio, perché se guardate bene ha la tuta un po' come se fosse una tuta spaziale. Però sulla spalla sinistra ha un oggetto che sinceramente non so cosa sia. Se qualcuno riesce a identificarlo me lo faccia sapere qui sotto, ovviamente. Dovrebbe essere il suo lanciagranate, cioè lanciagranate fumogeno. Ci può stare in questa versione un pochettino particolare, non è così riconoscibile come diciamo nella skin di base. Però è veramente carino. Come vedete in basso si vedono anche gli occhiali e il caschetto che tiene addosso. Questi occhiali che sembrano quasi futuristici, come diciamo in realtà aumentata, che ti permettono di vedere cose. E ci sta, è veramente molto carina. Passiamo ora a Bloodhound, che l'altra volta non c'era nelle skin, ma questa volta ve lo propongo con una skin veramente bellissima, ovvero la Wolfhound, ovvero Bloodhound con il vestito da lupo. Ci sta tutto, perché Bloodhound è una leggenda da caccia, una leggenda cazzuta, e questa Wolfhound mette timore, mette terrore nei nemici ed è veramente veramente figa. Da notare inoltre che pure l'uccellino, lo chiamiamo uccellino, il suo animale da compagnia è stato reskinnato anche lui con questa maschera da lupo che lo fa ancora più cattivo, ed è veramente secondo me tanta tanta roba. È molto 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 bella questa skin. Passiamo ora a una skin di Kha'Zix, anche questa con sempre lo stesso stile, diciamo un pochettino cupo, ed è sempre stata fatta dallo stesso gruppo di ragazzi. E questa skin di Kha'Zix, come vedete, in realtà è in doppia versione, col cappello e senza cappello, che la fa quasi sembrare una specie di medico di quelli del periodo della peste, quindi con la maschera, con il naso molto 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 lungo e con questi occhi rotondi che comunque incutono un po' di timore. Come vedete la granata fumogena è anche in questo caso stata reskinnata ed è molto carina. Ovviamente sta in tono con quella che è il resto della skin, con questo fumo di colore azzurro molto particolare. Poi il resto come vestito è abbastanza simile al Kha'Zix di sempre. Come vedete c'è anche un'altra differenza sul braccio sinistro, che la skin di sinistra ha il braccio con il guanto giallo, quella di destra ce l'ha con il guanto nero. Comunque poi se volete fare un trova le differenze, elencatemi qua sotto altre differenze che voi vedete che io non ho visto. Passiamo ora a una doppia skin di Crypto, veramente carina, veramente, anzi no, non carina, bellissima secondo me, ed è questa doppia skin in versione samurai che secondo me per Crypto ci sta benissimo. Nonostante Crypto abbia un nome più da coreano che giapponese, i samurai sono giapponesi, scusate, io ho detto samurai ma in realtà non saprei dire se è samurai o ninja, comunque sono sempre giapponesi, comunque dato che
diciamo che è coreano dal nome e dalle fattezze facciali, dato che lo compariamo alle persone della Terra, però Apex Legends non è ambientato sulla Terra, quindi si può dire tranquillamente che sia un samurai barra ninja senza dire ah non è giapponese perché è coreano e bla bla bla. Comunque, questa skin è molto molto figa, io preferisco quella di sinistra, quindi con i colori diciamo di base di Crypto, quel bianco e il giallo. Come vedete ha i capelli con il codino lungo, molto belli, ha il drone hack nella fondina, molto molto figo, la tunica ci sta benissimo, sembra quasi un kimono ed è veramente molto bello, e insieme alla tunica che gli ricopre il collo. Come vedete, vabbè, la pistola e infine sulle gambe, diciamo questi gambali molto molto stretti per non far svolazzare i pantaloni, che sono veramente fighissimi. Passiamo ora a un'altra skin di Crypto veramente bellissima, ed è questo Crypto che cambia totalmente, come vedete cambia pure Hack. Come vedete Hack è una specie di pipistrello, almeno a me dà l'idea di essere un pipistrello, e come vedete Crypto in questo caso sembra quasi un lupo o anche lui un pipistrello, forse anche lui un pipistrello, effettivamente ha questo naso che potrebbe essere ricondotto ai pipistrelli. Quindi sì, mi sto convincendo anch'io che effettivamente è una specie di cripto pipistrello, un pipiscripto molto molto bello. Magari se non si chiamasse pipiscripto sarebbe meglio, però è una skin veramente veramente bella. Passiamo ora a un'altra skin di cripto favolosissima, anche questa come sempre fatta dallo stesso team di ragazzi, di artisti fantastici che hanno fatto questa bellissima skin, dove Hack è un drone con, sembra quasi un elicottero perché sembra che abbia le eliche che girino in tondo, e quindi è una specie appunto di elicottero, e Crypto sembra quasi un mercenario tipo di quelli di Star Wars. Guardate che figo che è, con la maschera, con le due antennine a fare da orecchie, e guardate quanto cavolo emana potenza, quanto emana eleganza questa bellissima skin, che anche in questo caso è una total conversion, ma mi piace veramente un casino. Passiamo ora a una skin di Lifeline che effettivamente l'hanno su Reddit votata in tantissimi, ma a me fa un pochino schifo. Ovvero questa skin di Lifeline, come abbiamo detto nello scorso video, mi piacerebbe vedere tutte le leggende che avessero una skin dove le fanno vedere prima di essere delle leggende di Apex Legends. Questa sarebbe, secondo il creatore, Lifeline prima, però con la storia di Lifeline non c'entra una ceppa. Questa qua sembra più una Lifeline che vive nelle tribù, che va a caccia un po' come Bloodhound, quindi ci può stare, nel senso che è carina da quel punto di vista, però non c'entra veramente niente con Lifeline, quindi diciamo che questa qui la boccio. Passiamo ora a una serie di skin per Loba, che sono veramente tante, le vediamo abbastanza rapidamente, sennò questo video dura una settimana. E sono queste Loba Assassin, che sono 6 skin. Come vedete a partire da quella da sinistra è molto 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 elegante, con questo nero e rosso, quindi questa versione assassina scura. Poi passando alla seconda c'è questa versione dove invece è bianca e viola, ed è anche in questo caso molto carina, di nuovo col cappuccio. Poi abbiamo la versione nera e viola senza cappuccio e con cappuccio, che sono veramente molto molto eleganti. Poi la mia preferita, ovvero di nuovo bianca e rossa senza cappuccio, che la fa molto molto appartenente a un gioco di Assassin's Creed, veramente molto molto interessante. Infine abbiamo l'ultima tutta bianca, che sinceramente mi sembra più un astronauta che un assassino, quindi questa non mi è piaciuta tanto. Passiamo poi invece a quelle ad altre 3 skin sempre di Loba, dove vediamo la prima che ha questa versione, che tra l'altro è anche con 2 versioni di capigliatura diverse, molto molto carina, non bellissima, carina ma non bellissima. Poi abbiamo questa versione centrale che sembra quasi una versione mitizzata, anche in questo caso, come vedete con questo viola e con questi cerchi intorno alle braccia, al braccio destro e alla gamba sinistra, che sono molto molto carini. E poi la versione diciamo faraone, quindi la versione faraonica di Loba, che non mi piace tantissimo, però è una skin molto interessante. Ve le faccio un attimo rivedere diciamo a gruppi, così ve le potete godere ancora un po'. Sinceramente devo ammettere che delle ultime 3 che vi ho fatto vedere, la più interessante è la seconda, mentre delle prime per me è la penultima.
partendo ovviamente sempre da sinistra. Passiamo ora a un'altra skin di Loba veramente interessante, ovvero questa Loba in versione cappuccetto rosso, però con anche la maschera da lupo, che è veramente veramente interessante. Ovviamente anche in questo caso è un total rework, una total conversion di Loba, che però è veramente figa, mi piace veramente un casino. E sì, mi piacerebbe troppo vederla perché è veramente fatta bene e ha uno stile, diciamo, un po' cupo, però molto molto bello. Passiamo ora a Octane, con questo Octane in versione lepre, però anche in questo caso cupa, molto molto bella, come vedete ha le braccia e il petto scoperti, e, scusate, l'addome, non il petto, dove si vedono appunto i muscoli e vari tatuaggi, e questa versione con questa maschera che comunque incute un po' di timore, ed è una maschera che ovviamente è più grossa rispetto a quella di base di Octane, una skin molto molto elegante. Passiamo ora a una skin per Pathfinder che si chiama Fish Finder, che è questo Pathfinder in versione da pescare, nel senso che si pesca nei laghi. Come vedete ha l'amo e la canna da pesca sul braccio e sulla schiena, in faccia ha una conchiglia e sul petto c'ha un pesce che gli nuota dentro, e in più è tutto arrugginito. Mi piace veramente tanto, è un po' fuori di testa, ma ci sta. A proposito di skin fuori di testa, arriviamo a una skin che secondo me tutti i giocatori di Revenant dovrebbero avere, ovvero la Kitty skin per Revenant. Non vorreste andare in giro con un dio della morte, in realtà non è proprio un dio, però comunque con una leggenda della morte, vestiti con un tutù rosa e anche il totem della morte rosa, e a perdere la vostra dignità? Sì, ok, nessuno lo vuole, però ci può stare, è una skin un pochino pazza. Sempre di Revenant abbiamo la skin che, come abbiamo detto prima per quella di Lifeline, ritorna al suo passato, quindi la Human Revenant skin, che è veramente molto molto figa. Come vedete c'è quella di base di Revenant, quella umana e quella umana in versione ombra, che mi piacciono veramente veramente tanto, secondo me dovrebbero aggiungerle. Poi passiamo a Watson che ha due, le ultime due skin sono le sue, e abbiamo la signora delle vespe Watson, che è veramente molto molto bella, con questo giallo e nero e grigio. Watson in sé è molto carina, come vedete ha in testa le due cornina che sembrano quelle, sembrano diciamo gli aculei delle vespe, sulle spalle ha quelle che sembrano due alveari, ma come vedete ci sono anche skinnate sia le trappole che il traliccio, perché abbiamo le trappole che hanno queste diciamo coroncine da far capire che lei è la queen, è la regina, però che anziché avere un raggio elettrico hanno questa tela fatta di miele molto molto bella, e il traliccio che come vedete c'ha tanto questo colore giallo e tutte le vespe che gli girano attorno. Questa skin, vespa, ape, comunque in questo caso l'hanno chiamata, vabbè, in realtà la Honey Queen, quindi non è proprio detto vespe, ma potrebbero anche essere api, secondo me ci sta benissimo. Poi anche con la Beekeeper, che era il Peacekeeper in versione ape, che se non l'avete visto andate a vedere nel video dei concept delle skin delle armi. Veramente, veramente figa, questa skin mi piace veramente tantissimo. Passiamo infine all'ultima skin per Watson, che è la Botson, che sarebbe Watson in versione robot. Allora, a molte persone piace vedere le leggende di Apex in versione robot. Ora, io sinceramente non lo so se mi piace proprio tantissimo, perché comunque, come vedete, a parte i vestiti di Watson, la cambia veramente tanto. Ha le gambe che sembrano quelle di Octane e la faccia che sembra Pathfinder. Quindi, non lo so se mi piace tantissimo, però il disegno si è veramente fatto molto molto bene, non c'è niente da dire. Questo è sempre questo gruppo di ragazzi che fanno queste fan art, sono veramente favolose. E direi che per questo video l'abbiamo finito le skin, perché è comunque venuto un video molto molto lungo. Direi che anche oggi abbiamo visto 15 skin e nell'ultimo episodio ne vedremo altre 15. Il prossimo episodio dovrebbe uscire settimana prossima, non so che giorno perché dobbiamo ancora vedere un attimino la programmazione per le vacanze. Comunque non perdetevi il prossimo episodio e ovviamente non perdetevi neanche lo scorso, andatevelo a vedere perché merita veramente tanto. Detto questo, io direi che questo video può finire qui. Se vi fosse piaciuto fatemelo sapere con un like, un commento, ovviamente commentate qui sotto i vostri pensieri rispetto a queste skin, qual è la vostra preferita. Iscrivetevi a questo canale per darci supporto e noi ci rivediamo a un prossimo video. Bella ragazzi!